arriverà nei prossimi. Quindi un giudizio più che positivo alla manovra finanziaria comunale 2017. Grazie. Altri interventi? Muro, prego. Grazie, buonasera a tutti. Io ringrazio subito gli uffici per il lavoro che hanno fatto, per averci consentito di approvare questo bilancio il 28 dicembre. Per parte nostra avremmo fatto volentieri il 7 gennaio, ma ci rendiamo conto della necessità degli uffici. Ma quindi va bene così, vi ringrazio veramente per il lavoro che fanno, perché so che insomma non è semplice, nonostante da qualche anno sia un po' più semplice, almeno per quanto riguarda la conoscenza del quadro di contorno di quello che sono i trasferimenti statali, le norme generali almeno in materia di tributi e imposte. Gli anni passati, fino all'ultimo, non si sapeva se l'IMU rimaneva o l'IMU barra ICI c'era o non c'era l'anno successivo, qual era l'entità del trasferimenti statali. Questo rendeva oggettivamente, ma credo che siano state esperienze che anche questa amministrazione ha fatto, più complicato quantomeno presentare una manovra, un bilancio di previsione attendibile. Quindi questo sicuramente è un merito degli uffici e anche dell'amministrazione, insomma, aver avuto le idee chiare già da subito per affrontare il bilancio di previsione. Ringrazio anche il sindaco e gli assessori per l'esposizione che hanno voluto fare del bilancio, dei progetti. È stata la nostra richiesta nell'ultima riunione dei capigruppo, e vi ringrazio sia per la sinteticità ma anche comunque per l'esaustività della loro esposizione. Il bilancio, diciamo, tutti gli anni è lo strumento di indirizzo politico programmatorio dell'ente, insieme al piano regolatore. Sono gli strumenti con cui governiamo pressoché tutti gli aspetti della nostra comunità, con cui un'amministrazione sostanzialmente traduce concretamente il suo indirizzo politico in atti e azioni. L'atto più importante, insieme appunto a quelle legate alla gestione del nostro territorio, ed è forse, lo dico anche un po' estremizzando il concetto, uno dei motivi per cui vale ancora la pena fare il consigliere comunale, in particolare nel mondo di opposizione, ma credo che la stessa cosa valga per i consigli, per il resto dei consigli comunali. Il consiglio comunale di oggi è la dimostrazione lampante, no? Discuteremo di tanti punti, o meglio, approveremo molte delibere, ma discuteremo sostanzialmente di due punti, del bilancio e della variante al piano regolatore. Degli altri punti, non mi sono il primo, insomma, discuteremo forse qualche secondo. Il bilancio 2017 è comunque l'ultimo che questo Consiglio si appresta a votare prima del rinnovo elettorale, quindi l'occasione per noi anche per fare un minimo di bilancio rispetto alle scelte di politica economica compiute in questi 5 anni dell'amministrazione. Il giudizio che abbiamo dato è sempre stato sostanzialmente negativo in linea generale sull'impostazione complessiva dei bilanci di previsioni. Non abbiamo, pur condividendo in molte occasioni alcune iniziative che l'amministrazione ha portato avanti, penso alla scuola, iniziativa o ai fondi per ultimare alcune opere, il castello, l'appoggio sul tema delle casermette, insomma non ci siamo mai sottratti alla responsabilità di approvare anche misure che in un qualche modo condividiamo. Ma anche sulla manovra 2017 il nostro giudizio non può che essere negativo, un giudizio che, questo come quello degli anni passati, espresso a ragion veduta. Insomma, abbiamo dato prova di saper leggere e studiare i documenti con attenzione e scrupolo, non abbiamo mai fatto interventi, preconcetti, senza entrare nel merito della questione. Ed è proprio leggendo i numeri di questo bilancio che mi sono accorto di una anomalia che il sindaco nel suo intervento ha più o meno raccontato, ma che io provo adesso a raccontare un po' al Consiglio. Leggendo il piano delle alienazioni mi accorgo che la cifra totale indicata appunto al fondo del piano è
473.000 euro, di cui 240.000 euro provenienti dalla valorizzazione del fabbricato di Orsini. Come molti ricorderanno, credo tutto il consiglio, non so se anche qualcuno a casa, la scelta dell'amministrazione comunale è stata quella di non incassare denaro in quell'operazione, ma di cedere la proprietà dell'edificio in cambio di alcuni alloggi di edilizia residenziale pubblica. E quindi quella cifra, come dire, non può essere incassata, non sarà mai incassata dall'amministrazione, ma è spesa. Onestamente mi sembrava un errore un po' troppo grossolano per, insomma, perché non ci fosse stata, ho pensato che ci fosse solo dimenticati di mettere un asterisco a fianco a quella cifra per facilitare la lettura dei consiglieri comunali di chi il documento lo legge, con l'indicazione, non valorizzazione economica ma del fabbricato, ma altro tipo di valorizzazione. Abbiamo inserito la voce comunque perché, essendo una alienazione, correva nel piano inserire il valore economico, ma ricordiamo a tutti che quel fabbricato non verrà venduto dietro corrispettivo di denaro, ma attraverso un'altra operazione. Chiedo spiegazioni in comune agli uffici su questa anomalia e, insomma, mi rendo conto che non tutto il palazzo è allineato sull'altro, non sono riusciti immediatamente a darmi una risposta immediata al mio dubbio. So che poi c'è stata una riunione ovviamente interna per cercare di capire questo aspetto del piano delle nazioni, e ovviamente si scopre che quei soldi non finanziano il piano degli investimenti, come era ovviamente prevedibile, voglio dire, non c'era nulla di nascosto, ma che la cifra di 616.000 euro, perché tanto ammonta il contributo del capitolo delle nazioni al piano di investimenti, è composto di ben 320.000 euro derivanti da operazioni varie di trasformazione del diritto di superficie in proprietà in area P per in area commerciale, oltre all'eliminazione dei vincoli convenzionali sempre in area P per in aree residenziali. Di tutta questa roba qui sfido il consigliere ad aver trovato traccia all'interno del DUP, tra le azioni, insomma, sono dettagliati in maniera puntuale tutti i PEC che dovranno partire nel corso del 2017, che formeranno il quadro di riferimento economico per finanziare il piano degli investimenti sul lato dell'urbanizzazione. Da questo punto di vista non c'è traccia, insomma, di questa operazione, un'operazione importante, significativa, che io mi auguro, insomma, che vada a buon punto. Decido quindi di approfondire ancora un po', proprio perché di queste cifre non c'è traccia nel dubbio, e scopro che questi 320.000 ne abbiamo quasi certi 70.000 dall'operazione Selunga che ha citato il sindaco, con la trasformazione di diritto di superficie in proprietà, credo, di un'area che sta sotto la piazza, se non ricordo male. Altri 40.000 dallo svincolo convenzionale di un intero edificio che, a quanto mi risulta, ormai è prossimo a firmare il contratto, a firmare la nuova convenzione. Altri 130.000 dovrebbero arrivare dall'operazione diritto di proprietà, io la chiamo così, poi diritto di proprietà o svincolo di prezzo convenzionale nelle aree TIP. Anche qui approfondisco e scopro che l'amministrazione immagina di incassare nel 2017 la metà di quanto l'intera operazione potrebbe portare nelle casse comunali se tutti aderissero. Lì sono oltre 20 soggetti interessati potenzialmente interessati all'operazione. Si stima che l'incasso complessivo possa essere intorno ai 260-300.000 euro. L'amministrazione immagina di incassarne quasi la metà nel corso del primo anno. Ad oggi so che ad essere generosi sono due gli operatori che hanno dimostrato materialmente interesse all'operazione. Ovviamente l'incasso, questi 130.000 euro, si deve versare, si deve realizzare, come dire, cash, tutto in un'unica soluzione. Ma come voi avete avuto sicuramente modo di leggere l'ultima delibera che approveremo oggi, è prevista
anche la possibilità, come si fa ormai per quasi tutti i pagamenti, una possibilità di rateizzare in 4 versamenti successivi l'intera cifra. Tra l'altro un'operazione del genere era già partita, nel senso che oggi approviamo soltanto la liberalizzazione del vincolo convenzionale, del prezzo convenzionale, mentre invece l'operazione sul diritto di superficie, se non ricordo male, l'abbiamo già approvata ad aprile, forse addirittura il 28 aprile del 2016, con una delibera che in qualche modo già liberalizzava questa, dava questa facoltà agli proprietari dei capannoni del. So per certo che da quell'operazione, in realtà sono passati 8 mesi, non tantissimi, ma sono stati incassate pochissime migliaia di euro. Confermo quindi che la mia opinione su una cifra, questa di 130.000 euro, difficilmente realizzabile. Io credo che questa sia un'operazione buona, che sia assolutamente un'iniziativa interessante. Quello che contesto in questa fase non è l'operazione in sé, ma è la cifra che abbiamo deciso, che avete deciso, inserire a bilancio per coprire il piano delle nazioni. I restanti 82.000 si prevede che vengano incassati dallo svincolo dell'edilizia convenzionata, 82 che si sommano ai 40 di prima nel corso del 2017, per cui diciamo che la somma complessiva sull'edilizia convenzionata nel 2017 è 120.000 euro. Approfondisco anche qua e scopro che più o meno lo storico solo degli ultimi 2 anni è circa 60.000 euro, quindi già siamo un po' di più. Quello si capisce perché questi 40.000, meglio, dal mio punto di vista, come mai questi 40.000 euro che incasseremo nel 2017, come dire, sono stati messi, immagino, no, come una sorta di una tantum, come una cifra che di fatto fa parte del bilancio del 2016, perché altrimenti quasi immagini di incassare nel 2017 il doppio di quanto si è incassato nel 2016. Incasseremo 120, dovremmo incassare 120.000 quando in teoria ne abbiamo incassati nel corso del 2016 una cifra che sta intorno ai 60.000 euro. Prima di 2 anni fa si viaggiava, come dire, a cifre molto ridotte rispetto ai 60.000. Occorre poi considerare che gli alloggi in convenzionata sono un numero finito, non sono infiniti, per cui, come dire, è prevedibile che la cifra che ogni anno si incasserà sarà sempre più bassa, o comunque difficilmente ci sarà, secondo me, se dovessi fare io il bilancio di previsione, difficilmente si farà, ci saranno, come dire, dei grandissimi boom a meno di eventi straordinari. Anche qui quindi confermo che secondo me la cifra indicata nel bilancio di previsione è un po' altina, diciamo così. E quindi mi chiedo se sia effettivamente così o se non si sia trattato, come dire, di un modo per mettere, immagino di no, so già la risposta, sicuramente no, mettere una pezza su questo asterisco mancante nella parte di via Orsini più di 240.000 euro. E come mai c'è stato bisogno di una riunione, no? Una settimana dall'approvazione del bilancio per scoprire che c'era questa importantissima voce di entrata dovuta a monetizzazioni che l'anno scorso cubava circa 60.000 euro e quest'anno nel 2017 cuberà circa 320.000 se le consideriamo tutte, ovviamente. E se fosse noto quindi al sindaco, al responsabile finanziario, al revisore dei conti, che c'era questa, come dire, importante voce di entrata, 320.000 euro dalle valorizzazioni, e non invece 240.000 euro dalle nazioni di Orsini, come dire, qualunque persona leggendo il DUP avrebbe facilmente compreso. E come mai soprattutto non c'è traccia nel DUP di un'iniziativa patrimoniale così importante per le casse dell'ente, che immagino impegnerà notevolmente anche gli uffici. E quindi
sostanzialmente chiedo se siamo certi di questa previsione. Quindi questo elemento basterebbe per esprimere un giudizio negativo sul, sul bilancio, che credo sia stato, come dire, scritto con approssimazione, lo dico chiaramente, con approssimazione e superficialità, colpe e responsabilità che io attribuisco al sindaco e alla sua giunta di non aver letto, secondo me di non aver notato questa importante, questi due importanti fattori. Uno, la mancanza per una lettura più chiara della per una lettura più chiara, segnalare che di Orsini non era in cessione in vendita con incasso in, in denaro, e dall'altro non segnalare in nessun punto invece questa importantissima iniziativa patrimoniale. Ma mettendo da parte questo elemento, che però non possiamo evidentemente sottacere, il bilancio 2017 ricalca fedelmente il bilancio del 2016, e quindi qua mi scuseranno i consiglieri se mi ripeto un po' rispetto a, agli anni passati, ma insomma mi corre l'obbligo di ricordare che nel corso di questi 5 anni arrivato abbiamo le tasse al massimo, IMU, ma soprattutto IRPEF, che dal 2011 al 2016, passando dallo 0,008, ha prodotto 600.000 euro in più di entrate al comune. Si è passati da circa 1,5 milioni di entrate nel 2011-2012, credo che l'aumento sia stato fatto nel 2013, a 2,1 milioni di entrate nel 2016. Si utilizza le multe come fossero un bancomat, continuo a ripeterlo. Sono certo diminuito un po' rispetto all'anno scorso, ma non sono sempre quasi il triplo rispetto a quello che si incassava negli anni precedenti. Le entrate in conto capitale, le entrate provenienti da altri enti, scusate, sono, se si esclude quelle relative a TRM, sono ridotte al lumicino, e le entrate in conto capitale, in particolare quelle provenienti da alienazioni, anche quest'anno sono da libro dei sogni. E dico questo, come dire, dopo aver fatto anche un minimo di analisi rispetto a quello che è successo negli anni passati. Nel 2015 avevate previsto di incassare 903.000 euro, ne avete incassati, ne abbiamo incassati, perché sono cittadino di questo comune, quindi il bilancio dell'ente è una cosa che mi interessa molto da vicino, ne abbiamo incassati 669.000. Qui ci metto io l'asterisco, perché il 2015 è stato l'anno fortunato di quella famosa vendita di un'area servizi in frazione pasta, che come dire ha avuto un esito quantomeno sorprendente rispetto alle attese di qualunque amministrazione comunale. Per cui diciamo questo valore, seppur inferiore rispetto a quello atteso, è comunque sovrastimato rispetto a quello che effettivamente potrebbe essere incassato per via di quell'anomalia che per fortuna c'è stata. Nel 2016 avevamo previsto di incassare 680.000, ne abbiamo incassati 170. E nel 2017 ne abbiamo previsti 616.000 e vedremo quanti ne incasseremo, lo vedremo a fine anno. Su questo aspetto, così come su molti altri, l'amministrazione Marinari secondo me ha fallito, non solo perché non è riuscito a realizzare quanto previsto, ma anche per altre scelte che secondo me hanno influenzato il bilancio, questo probabilmente influenzeranno quelli successivi. Ne cito solo 3 per sintesi e mi avvio alla conclusione. Il famoso bar di Piazza della Pace, per 10 mesi chiuso e di mancati incassi. Altre aree di proprietà comunale non valorizzate in questi anni, non mai inserite neanche nel piano delle alienazioni, e penso ad alcune aree di via Mellano, via Bellini. Credo che insomma gli amministratori sappiano a cosa faccio riferimento. E secondo me via Mellano, via Bellini, ci sono alcune aree di proprietà comunale all'interno di un PEC, credo che l'assessore sia a conoscenza, che potrebbero essere facilmente valorizzabili. So che il PEC ha difficoltà a partire, ma comunque sia le aree sono di proprietà comunale, potrebbero essere valorizzabili economicamente, a prescindere dall'approvazione o meno del PEC.
La scelta, ribadisco in questa occasione, è responsabile di non rinnovare le concessioni delle antenne della telefonia su aree pubbliche. Questa è una battaglia che abbiamo iniziato, insomma, una vostra scelta, compiuta negli anni, nei primi anni del mandato. Io la ritengo una scelta irresponsabile, perché oltre al mancato incasso che ricaveremo nei prossimi anni, perché per fortuna fino adesso nessuno ha abbandonato, pochissime sono state le antenne in scadenza, e credo che nessuno abbia ancora effettivamente smontato i propri impianti, qui c'è la chiara volontà di non voler governare un fenomeno complesso lasciandoli privati, perché le antenne a ribalta i gestori le metteranno su aree private, e noi spostiamo il conflitto tra l'amministrazione, il comune, l'ente e i cittadini, lo spostiamo tra cittadini, tra vicini di casa. Questi sono gli elementi principali per cui non abbiamo condiviso le scelte di bilancio fatte negli scorsi anni e anche quelle compiute nel 2017. Lasciate una ribalta più povera, senza un'idea di sviluppo e senza un sogno da realizzare, senza una prospettiva da inseguire e soprattutto, e questa è la cosa che più mi rattrista, senza legami con i comuni limitrofi. Avete amministrato ribalta con lo sguardo rivolto ai vostri 5 anni di amministrazione, come se questa comunità e questo territorio fosse nato nel 2012 e terminasse nel 2017. Guardatelo, cito come esempio, lo so che è la cosa più banale che c'è, la cosa più meno importante, ma la decisione di affidare solo per 8 mesi, giugno-luglio 2017, l'illuminazione del castello è veramente, come dire, l'ultimo esempio, come se a luglio 2017 si spengono le luci di ribalta. Per fortuna, come dire, questo è l'ultimo bilancio della giunta Marinari. Il nostro lavoro, insomma, sarà quello ovviamente che il prossimo di questa giunta di sicuro ce ne potrebbe essere, ma il mio lavoro, il mio impegno, perché nella la prossima amministrazione ovviamente abbia un segno, un colore diverso e che possa, sin dalle politiche di bilancio, insomma, invertire una rotta che secondo me non è stata delle migliori in questi anni. Io vi ringrazio, spero di non aver, insomma, come dire, non ho scorato più di tanto l'intervento, ma come il Presidente sa, mi interverremo sugli altri punti, per cui mi sono concesso qualche minuto in più. Grazie. Bene, altri interventi? Se no, lasciamo la replica a Pentini. Prego. Ok, buonasera a tutti. Poiché il consigliere Muro, insomma, ha già espresso in larga parte quello che noi, il nostro gruppo, pensa di questo bilancio, cercherò di essere un po' più sintetico e non affrontare i punti che ha già citato qui. 5 anni fa vi siete presentati agli elettori sottoscrivendo il vostro programma elettorale con un vero e preciso accordo con i ribaltesi per cercare di risolvere i problemi del nostro paese. Ricordo che nel vostro programma elettorale parlavate di emergenze per Ribalta, queste emergenze, anzi parlavate di Ribalta come di un paese in emergenza, linea ferroviaria Torino-Lione, inceneritore del Gerbido, viabilità dai verso Torino, l'aumento di costruzioni dei centri commerciali, manutenzione del territorio, emergenza sociale, ovvero Ribalta sta perdendo sempre più la sua identità, trasformandosi in un paese dormitorio e senza legami. Per conservare la dimensione di paese è necessario ricostruire il senso di comunità, di solidarietà e di mutuo aiuto. Importante rilanciare la voglia di uscire di casa per incontrarsi e trovare il piacere di stare insieme. Insomma, questo erano quanto scritto nel vostro programma elettorale. Mi sembra che a distanza di 5 anni queste emergenze, insomma, come le avevate chiamate, tali sono rimaste. Non è che, insomma, posso dare questo giudizio a fronte di 5 anni di bilancio e di conoscenza del territorio. Linea ferroviaria Torino-Lione, sicuramente avete fatto una propaganda, notav, le sedi del giornalino, sito o altro, dopodiché con l'uscita definitiva dall'osservatorio non si è passato nient'altro dal non governare un'operazione, un'infrastruttura che passerà nel nostro territorio. Di fatto io come cittadino ribaltese non mi sento tutelato da questa scelta. Insomma, mentre gli altri comuni si muovevano per migliorare il proprio territorio da queste infrastrutture, insomma, per ottenere, non dico vantaggi, ma il minor danno possibile, noi stavamo all'esterno a guardare gli altri lavorare. L'inceneritore del Gerbido abbiamo preso, si parlava di emergenza, abbiamo preso le compensazioni, questo lo sapete, c'è stata questa riunione
al mulino, di fatto, no Ince, non Comp, e poi, insomma, viabilità dal verso Torino, non mi sembra che ci siano stati dei grossi miglioramenti, anzi, in questi anni mi sembra anche peggiorato non soltanto la via che porta a Torino, ma anche altre vie del nostro territorio, e così via, emergenza sociale, insomma, che il nostro paese adesso sia diventato un paese meno dormitorio, non mi sembra, poi magari io vivo un'altra realtà. Per quanto riguarda poi i vari punti, sempre in maniera molto rapida, missione 1, sui programmi dei servizi, sulla missione che riguarda i servizi istituzionali, generali e di gestione, insomma, non vado ad analizzare ogni singolo punto, però insomma, ho sottolineato alcune cose. Questa sera ho sottolineato per esempio il continuare l'utilizzo del nuovo canale YouTube, no, è una banalità, io insomma sono assolutamente per la trasparenza, quindi il canale YouTube e la diretta streaming è una cosa importante, il nostro partito lo effettua in qualunque assemblea, direzione o quant'altro, quindi è ancora più importante farlo in consiglio comunale, come lo stanno facendo tutti gli altri comuni. Però poiché insomma c'è scritto, ribadisco, continuare l'utilizzo, magari facciamolo in maniera strutturale. È un grande apporto quello che fanno i volontari civici, insomma, massimo appoggio al civismo rivaltese, però insomma, poiché il canale YouTube, la diretta streaming è una cosa istituzionale, cerchiamo di renderlo strutturale, perché adesso lo stanno facendo, e ringrazio ovviamente il grande lavoro, impegno che fanno i volontari, ma lo stanno facendo amici di questa giunta. Da giugno le cose potrebbero cambiare, perché insomma questo lo reputo un servizio essenziale, lo reputo un servizio essenziale e istituzionale, magari cerchiamo di renderlo tale. Insomma, poi voglio dire, anche questa sera insomma c'è stato riscontrato questo problema e ci è stato riferito dopo. Per quanto riguarda altre cose, sempre in maniera veloce su questo, sui servizi informativi, io credo che in questi 5 anni un maggior investimento nell'informatizzazione del comune, insomma, sarebbe stata sicuramente importante, magari con la creazione di un front office online, anche di una nell'ottica di una futura quanto mai necessaria spending review, no? Quindi io ovviamente mi auguro che nel prossimo sito, ebbene insomma il rinnovamento del sito che ha visto coinvolto insomma il Politecnico e l'amministrazione, bene insomma il rinnovamento del sito, sperando che avvenga il prima possibile, come ci ha assicurato Lavagna, perché non vorrei che quella tecnologia diventi obsoleta nel momento in cui verrà fuori. Comunque ci auguriamo come gruppo di PD che ci sia in questo nuovo sito una piattaforma web per consentire ai cittadini, tramite un account personale, di richiedere e ricevere documenti informatizzati, no? Il processo noto come one click. Questi 5 anni di bilancio non abbiamo mai visto una voce di questo tipo, seppur spesso segnalata, se non in tutti i bilanci, anche quest'anno lo notiamo, però insomma non devo questa sera spiegare quanto sia importante questo tipo di processo che altre amministrazioni si sono dotate, no? Insomma, l'utilizzo delle nuove tecnologie serve per migliorare sicuramente i servizi, per produrre numerosi atti in formato digitale, consentire anche il pagamento delle tasse comunali online, insomma incentivare il passaggio dei documenti da cartacei a file informatici, insomma, poi con una one click insomma si incentiverebbe una politica paperless, insomma, per un aggiornamento dei tempi morti, eccetera, un abbattimento anche delle code degli sportelli. Per quanto riguarda poi, insomma, adesso vado sicuramente avanti in ordine un po' sparso, ordine pubblico e sicurezza, sicuramente bene l'illuminazione pubblica, bene insomma il monitoraggio dei luoghi pubblici con il sistema di videosorveglianza, la collaborazione con il presidio di Libera per proporre la scuola attività di gestione, insomma sono tutti servizi utili e importanti. Si sarebbe sicuramente in questi anni potuto garantire, anche questo l'abbiamo detto a suo tempo, una maggiore attività di controllo attraverso la polizia locale, adoperandosi nella logica della gestione associata e non nella scelta dello spendio di azionismo che questa amministrazione ha voluto dai primi mesi del suo mandato. Spendio di azionismo, insomma, che non si vede soltanto per quanto riguarda la gestione associata, ma anche in altri settori e politiche.
Poi, ma sicuramente sì, bene anche la prosecuzione del vigile di quartiere o di prossimità, che anche se non c'è scritto, so che comunque continua questa operazione. Poi, per quanto riguarda poi la missione 11, la protezione civile, sicuramente anche qua lode e onore per i volontari, per la struttura, insomma, nell'emergenza del 24, 25, 26 novembre si è potuto vedere come sia stato utile costituire questo gruppo di protezione civile, del COC, eccetera. Mi chiedo quando si vorrà dotare ai gruppi volontari della protezione civile anche di una sede un po' più appropriata, perché mi sono state segnalate diverse criticità. Insomma, da un lato chiediamo professionalità, è giusto che sia così, dall'altro lato come amministrazione dobbiamo anche concedere gli spazi e gli strumenti adeguati. Poi, missione 14, sto andando in maniera sintetica. Allora, ordine pubblico e sicurezza, poi per quanto riguarda la missione 4, mi sembra manchi il dopo scuola pasta, meglio non l'ho trovato dalle verifiche, magari verrà istituito a breve. No, c'è già. Ah, c'è già, ok. Bene. Poi ho dato un'occhiata online, non sono riuscito a trovarlo, verrà messo nei prossimi giorni. Sulla missione 6, giovani, anche qui il wifi a Pasta e Gerbole, non ho ben capito se c'è già o no, perché era già un progetto dell'anno scorso, quindi magari verrà messo breve, però per ora non mi sembra che ci sia, o se c'è non c'è ancora, ok, anche questo quindi, insomma, da sollecitare, perché era nei bilanci degli anni scorsi, insomma, e quest'anno non l'ho più visto, quindi mi domandavo come mai. Poi, per quanto riguarda il turismo, insomma, permettetemi la battuta, ma ritroviamo il bicigrillo, insomma, in questi anni ci siamo un po' affezionati, un collega non l'ha citato, quindi sono così affezionato che, insomma, a fine prossimo anno potrei anche pensare di aprirlo io, perché insomma è un argomento che tanto come sapete corriamo, dal prossimo anno possiamo anche iniziare ad andare in, insomma, ci tenevo e sono contento di averlo ritrovato anche quest'anno, mentre è scomparso il forum cooperativo. Mi dispiace, insomma, dopo una passeggiata in bici poi un carico di carboidrati potrebbe sempre sentire bene. Anche le altre cose che ci sono sul turismo, insomma, ci sono dei punti che sono sicuramente interessanti, perché insomma, pur un nostro giudizio negativo, ci sono progetti, insomma, che avviati già dalla passata amministrazione, nuove collaborazioni con associazioni che sono sicuramente importanti. Sul turismo collego il punto alla missione 7 con quella 8, sicuramente qualcosa di più si potrebbe fare. Bene i cartelli che segnalano, insomma, i punti di interesse storico e naturale del nostro territorio, che non sono inseriti nel bilancio e sono stati già messi alcuni, una parte, esatto, una parte verrà messa. Step by step si fa tutto bene, la collaborazione con le guide, insomma, ci si aspetta un po' di più per il nostro comune, creare delle condizioni per favorire e rendere sostenibili interventi di qualificazione in ambiti degradati, ad esempio, non degradare ambiti che invece c'erano già, ma queste cose le ha già segnalate il muro, parlo di Piazza della Pace, ad esempio. Moltiplicare gli sforzi per una pianificazione territoriale coordinata tra i comuni della nostra cintura sud-ovest per affrontare temi infrastrutturali, di sviluppo, ma anche di turismo, svolgere un ruolo attivo nel sviluppo di qualche progetto sovracomunale che abbia ricadute sul nostro territorio. La sensazione che io ho sugli anni, insomma, i documenti, gli atti del nostro comune, ma vivendo il nostro territorio, mi sembra veramente che noi siamo in un splendido isolazionismo. Per quanto riguarda poi il commercio, ritengo, insomma, che ci sia poco, c'è poco interesse nel migliorare gli aspetti commerciali, insomma, del tessuto commerciale del nostro comune, anche perché, insomma, i punti programmatici e operativi sono molto scarsi. Insomma, vado brevemente a prenderli.
valorizzare, proseguire l'azione di valorizzazione e promozione dei prodotti tipici, sicuramente è una buona cosa che abbiamo approvato in questo comune, va bene valorizzare le 7 eccellenze, va bene la riduzione delle tariffe rifiuti, non ho capito, chiedo al sindaco prima quando parlava del bilancio dicendo che aumentava l'utenza domestica e diminuiva quella commerciale, ma per i privati non cambiava nulla. Cioè, com'era possibile questa cosa qui? Se poi... Ok. Quindi diminuendo il conto finanziario rimane invariato per le utenze private. Sicuramente è bene questa cosa. Anche le simulazioni ce Sicuramente è bene questa cosa per i commercianti, ma sicuramente non basta, perché la valorizzazione delle 7 eccellenze commerciali va bene, sicuramente importante, ma poi c'è tutto un altro panorama dietro del mondo commerciale e produttivo del nostro comune. Parlo del centro storico, che insomma l'associazione commercianti ha anche affidato all'amministrazione una serie di linee di indirizzo, non sono stati ascoltati, ma parlo anche delle altre realtà del nostro territorio, ad esempio Via Giavenio Gerbole, mi sembra che sia stato fatto poco in questi anni per migliorare sia l'aspetto della viabilità di quella via, ma anche l'aspetto commerciale, insomma ci sono tanti insediamenti. Quali sono gli indirizzi dei commercianti nel centro storico? Sono quelli di parcheggiare in doppia fila? Cucchietti, Cucchietti un attimo. Quindi sicuramente anche questo aspetto qua di migliorare la vita commerciale di Rivalta credo che sia importante, del centro storico come delle altre realtà di Rivalta. C'è scritto per esempio come obiettivo strategico congelare lo sviluppo della grande distribuzione, mi sembra che in questa variante al piano regolatore che andremo ad approvare tra un po', invece sull'aspetto commerciale non c'è stato fatto niente, anzi. No, mentre sono stati ridotti degli insediamenti urbani, insomma dopo avremo modo di approfondire, sulle grandi aree commerciali invece non ci siano state grosse modifiche, e quindi va in contrasto con il punto di congelare lo sviluppo della grande distribuzione. Concludo dicendo che insomma un bilancio sicuramente sostenibile, nel senso che utile per essere approvato questa sera, perché non ci sono elementi di contrasto sulle norme del testo unico degli enti locali, sicuramente ottimo sotto il profilo della contabilità, anche grazie al lavoro degli uffici, un bilancio sicuramente pessimo e negativo per quanto riguarda invece il miglioramento della realtà cittadina di Rivalta, quindi il nostro giudizio politico non può che essere negativo, grazie. Altri interventi, se no lasciamo la parola al sindaco per la replica. Nessun altro? Sindaco, prego. Mi sembra che l'80%, il 90% delle cose dette sono quelle, ma anche del consigliere Muro, l'ho già detto l'anno scorso. Per cui io, se qualcuno vedrà questa registrazione del Consiglio, può andare a vedere il Consiglio Comunale del 2 marzo 2016, in cui l'80% delle cose dette stasera sono state già segnalate, e c'è stata già la replica del sindaco sulle cose lì, per cui davvero non vorrei ripetere, no, ogni volta sempre le stesse considerazioni sul tipo di riflessioni che abbiamo fatto, perché ovviamente è un po' faticoso dalla parte, come si dice, stucchevole. Per cui niente, qualcosina riguarda sicuramente le antenne fa parte del nostro programma, quello del controllo delle antenne, il blocco della proliferazione di questi tipi di sistemi. Peraltro in questi 5 anni sono state due operazioni abbastanza forti da parte dei due gestori telefonici per mettere le altre due antenne, tutte e due a Gerbole peraltro, una su Via Giavenio e un'altra su una zona vicino a Via Nenni, e questo con la nostra volontà di contrastare qualsiasi tipo di operazione ha avuto successo. Infatti in 5 anni in questo territorio non è stata installata nessuna
antenna, e questo penso che sia sicuramente un nostro merito. E forse i gestori telefonici hanno capito che un altro merito è quello di continuare a negare la possibilità di ricontrattare i contratti delle antenne esistenti. Abbiamo dei contratti scaduti, in realtà poi continuano a pagare i canoni, ma che i gestori cercano con allettanti proposte di ridurre i canoni attuali, del tipo comprare l'area dandoci un sacco di soldi per l'area, oppure darci un anticipo dei prossimi 10 anni subito, delle cose, queste cose qui. Cosa che noi abbiamo sempre rifiutato, con la risposta è: questo è quanto, il contratto è questo, se non vi interessa potete smontarli e mettere un'altra parte. Per adesso, in questi 5 anni, nessuno l'ha fatto. Vabbè, poi la battuta del Castello l'avevo fatta un po' così a giugno, perché la nuova amministrazione deciderà se vorrà illuminarlo o no. Cioè, vuol dire, noi finiamo un mandato, il fatto di smontarla poi. No, non lo smontiamo, nel senso abbiamo la possibilità che verrà di continuare o no questa possibilità. E poi anche rispetto con il gradimento di questa operazione c'è sempre la possibilità di farlo, però non è che questa roba qui è deciso che non si fa, non si, però mi sembra un po' così una piccolezza rispetto a tutto il discorso, cioè, di un bilancio annuale come quello che stiamo discutendo stasera. Sul discorso invece nuovo, no, che ha sollevato il consigliere del Muro, allora noi, ripeto, l'ho già detto un paio di volte, allora noi per quanto riguarda le previsioni di entrata, essendo previsioni sono previsioni, e le previsioni, a parte che uno sia il mago, ma forse anche quello, Otelma, non è certo che siano poi raggiungibili, che siano realizzabili, si vedrà man mano che si procede nell'anno, tant'è vero che si fanno le variazioni apposta, cioè, le variazioni sono proprio a riorientare e dare più certezza alle previsioni. Per quanto riguarda in questo caso le entrate degli investimenti, noi abbiamo un dirigente, l'ufficio tecnico, per cui non siamo noi che definiamo e imponiamo, no, l'entità dell'entrata, c'è un dirigente che ha sotto mano l'esperienza pregressa, il tipo di richieste fatte o ancora in fase istruttoria, per cui ha tutta una serie di dati su cui fa una serie di ragionamenti e presenta un documento. Noi lo prendiamo atto, chiediamo spiegazioni, chiaramente il dirigente spiega, racconta, motiva e poi si va avanti. Questo è qua. Peraltro con un vantaggio negli ultimi 2 anni, che abbiamo questo utilizzo dell'avanzo di amministrazione, per cui questo avanzo è una specie di polmone, un ammortizzatore, per cui questo ci aiuta a dire: bene, se poi le previsioni non sono corrette, abbiamo la possibilità di correggere attraverso questo utilizzo. Mi dispiace che nel DUP manchi questa parte qui, questo è vero. Manca questa parte qui, nel senso che è stata messa nelle voci valorizzazioni, come si diceva, valorizzazioni sono valorizzazioni non solo economico, mancava l'asterisco, mancava il dettaglio dell'eliminazione dei vincoli dell'edilizia convenzionata, tanto meno anche quello della trasformazione da diritto di superficie a quello di proprietà, mancava. Invece nel bilancio previsionale queste voci risultano, sono aggregate, ma non sono sfruttate, ma sono aggregate. Io stasera vi ho raccontato più dettagliatamente, forse anche nelle slide c'era qualcosa più dettagliato di qual era il conto. Questo è quanto, per cui non è un trucco. Poi il fatto che si faccia delle riunioni, quelle riunioni si fanno normalmente con i dirigenti del sindaco, c'è la conferenza dei dirigenti, c'è l'incontro di giunta con i dirigenti, cioè non è che si fa una riunione speciale per... Tanto chiaramente la necessità che il consigliere ha segnalato nei giorni precedenti di essere
di avere chiarimenti rispetto a, ci ha aiutato anche a meglio, come dire, presentare un bilancio più dettagliato, più spiegato rispetto a quello che è. Fermo restando che comunque un pareggio di bilancio è garantito già in partenza, cosa che tanto è sempre stata garantita in questi anni, sempre, sia in partenza sia in rendiconto, attraverso le variazioni di bilancio durante l'anno. Quindi mi sembra, insomma, che poi, come dire, si possa criticare forse una modalità non così corretta, non così precisa, una dimenticanza all'interno del dubbio, come se fosse un tentativo di taroccare il bilancio, cioè, non penso che abbia questa impressione il consigliere, però non mi sembra di no, però, dire, però senza poi no, fare delle fantasie rispetto a un'operazione che è andata in questa direzione. Poi, per carità, le voci di capitolo, sia entrata che in uscita, sia il titolo primo che secondo, sono tantissime, perché può succedere che qualche cosa sfugga e è necessario appunto di recuperarla, di precisarla. Per cui da questo punto di vista penso che davvero i conti tornano e spero che come il consigliere Muro